Attorno all'immagine digitale ruota una serie di accessori spesso molto utili. Lo scanner è tra questi. Che cos'è lo scanner? Lo scanner è un apparecchio che acquisisce le immagini dai vecchi negativi, dalle vecchie diapositive e li trasforma in file digitali. La prova di questo numero è sullo scanner modello 8200i della Plustek. Plustek è un'azienda specializzata proprio nella costruzione di scanner di ogni tipo. Abbiamo scelto questo perché è leggero e compatto e fornisce dei risultati molto buoni. Quindi può essere utile sia al fotoamatore di un certo livello, sia al professionista e anche al fotonegoziante che voglia offrire un servizio in più ai propri clienti. Questo scanner utilizza un programma di acquisizione delle immagini, Silverfast, un programma molto facile da usare, ma non per questo poco potente. Anzi, come vedremo, si ottengono dei risultati anche da acquisizioni molto difficili. Gira il programma sia su piattaforma Windows sia su piattaforma Mac, quindi è adatto veramente a tutti. Adesso vediamo nei particolari lo scanner e poi vediamo come si usa nella pratica e i relativi risultati. Sul frontale dello scanner, a partire dal basso, abbiamo il pulsante di accensione, abbiamo il pulsante denominato Quick Scan che dà accesso agli automatismi di scansione, però questi automatismi di scansione sono operanti solo su piattaforma Windows. Sopra abbiamo il pulsante denominato IntelliScan che è quello che dà accesso alle varie finestre di scansione, alle varie possibilità di scansione, come vedremo più avanti. Qua in alto abbiamo la spia di acceso spento. Sul retro abbiamo la presa di corrente per l'alimentazione a rete e subito vicino la presa USB del cavetto di collegamento al computer. Il caricatore per diapositive, come si vede, accetta diapositive direttamente montate nel loro telaietto, diapositive con telaietto di qualsiasi tipo, ad esempio anche i vecchi Kodachrome in cartone oppure i più moderni telaietti in plastica. Si infila nello slot e si fa procedere fino a che si sente un piccolo fermo. A questo punto la diapositiva è esattamente posizionata ed è pronta per la scansione. Poi si procede alla diapositiva successiva semplicemente spingendo finché si sente nuovamente un altro piccolo stop. Se noi abbiamo una piattaforma, operiamo con una piattaforma Windows, possiamo far diventare automatico questo movimento dopo ogni scansione grazie al tasto Quick Scan. Lo scanner ha in dotazione due caricatori, uno per le diapositive, questo, e l'altro per la pellicola in strisce. Lanciato il programma Silverfast, compare questa schermata. In questa schermata noi possiamo navigare scegliendo le varie voci. Qua abbiamo una finestra di benvenuto e il relativo video di spiegazioni. Si clicca e si apre il video di spiegazioni. To fully profit from the latest operating system. Questa introduzione si può anche saltare direttamente quando si apre e andare a cliccare sul pulsante avvia per avviare il programma e aprire la schermata di inizio.
Questa è la schermata di inizio una volta aperto il programma Silver Fast. Noi andiamo subito sulla parte sinistra e vedete abbiamo questo simbolo dell'aeroplano. Questo cosa vuol dire? Ecco, come leggiamo, questo è il workflow pilot, cioè per attivare la funzionalità guidata della scansione. Andiamo sotto e troviamo il pulsante denominato origine, cioè scegliere il tipo di originale da scandire. Andiamo sopra, clicchiamo e vediamo che abbiamo tre opzioni: scansione da negativo, da Kodachrome o da diapositiva generica. Noi scegliamo in questo caso Kodachrome perché stiamo scandendo, anzi stiamo preparandoci a scandire una diapositiva Kodachrome. Sotto abbiamo un altro pulsante identificato con Task che dà accesso a una finestra di dialogo con varie opzioni da preimpostare. Consigliabile, per esempio, è impostare di default l'opzione aggiusta che apre una finestra di sotto menu dove troviamo foto scura, rimuovi polvere graffi e togli dominante di colore. In genere le vecchie diapositive sono sempre molto puntinate e sporche, quindi è consigliabile azionare rimuovi polvere e graffi. A questo punto cosa facciamo? Scegliamo anche il formato e la profondità colore del file che vogliamo ottenere. Si clicca su questo simbolo e abbiamo la possibilità di scegliere una profondità colore da 48-24 bit oppure se in bianco e nero 16-8 bit. Non ci resta che andare su questo pulsante e andare avanti con la scansione. Ecco fatto, in questo momento si è avviata la pre-scansione come vediamo in questa finestra in basso a sinistra. Ed ecco la nostra diapositiva, il nostro Kodachrome. Nella finestra grande di destra c'è un riquadro che ci permette di selezionare esattamente quanto vogliamo scandire della diapositiva in questione. Ecco fatto. Poi dobbiamo andare a vedere i preset qua sulla sinistra, che ci dà modo di fare una scansione, di scegliere fra diversi DPI. Abbiamo la risoluzione ottica 1800, abbiamo la di risoluzione 3600 e abbiamo la risoluzione massima a 7200 dpi. La scelta sta a noi, a seconda dell'uso che faremo del file in uscita. È ovvio che se noi usiamo il file in uscita come archivio per archiviare, è meglio avere un file il più possibile definito, quindi con il maggior numero di dpi. Più si aumentano i DPI, più la scansione è lenta. Noi, per questa prova, facciamo una scansione alla risoluzione di 1800 DPI. Clicchiamo sul solito pulsante Continua e andiamo al passo successivo. Ecco, vedete che intanto, man mano che andiamo avanti, l'aereo si sposta. Se tutto va bene, qua abbiamo un distogramma e la gradazione di default. Possiamo aprire e volendo possiamo regolare manualmente l'istogramma, così come possiamo regolare manualmente anche la curva. Noi in questo caso diciamo che va bene e quindi non interveniamo manualmente. Andiamo avanti. Ed ecco che si apre qua la finestra di menu che ci dice la finestra che avevamo preimpostata e ci dice che se vogliamo andiamo avanti
diamo l'ok per azionare la modalità automatica di eliminazione della polvere. Vedete? Rimozione polvere graffi, questa è la modalità automatica. Possiamo anche avere la modalità manuale con i vari cursori per definire la quantità, diciamo la grandezza dei vari granelli di polvere che desideriamo siano eliminati. La modalità automatica è la più normale. È quella che dà risultati più veloci e anche buoni risultati. Vedete che cliccando sopra la finestra 1.1 passa all'ingrandimento del 100% di una parte della foto, dell'immagine, in modo da rendere più visibili le differenze. Noi clicchiamo, c'è un ingrandimento del 100%, abbiamo cliccato per far vedere questo particolare, dove vedete ci sono parecchi granelli di polvere e dei graffi. Questa diapositiva ha più di 20 anni. In questo momento state vedendo che, ecco qua, l'automatismo ha evidenziato in maniera molto visibile polvere e graffi. Andiamo avanti e ci chiede qua sulla sinistra come vogliamo uscire, con quale file vogliamo uscire. Di default c'è il TIFF, però cliccando si apre una finestra di dialogo dove abbiamo TIFF, PSD, JPEG, JPEG 2 e PDF. Noi scegliamo in questo caso JPEG. E il percorso, cioè in quale cartella vogliamo salvare la scansione. In questo caso noi avevamo già preparato una cartella TwoStack e archiviamo in questa. Altro pulsante di fianco che ci dà il modo di scegliere la qualità del file, se alto o basso o medio. In questo caso noi teniamo la definizione più alta. In questo momento è tutto pronto. Noi clicchiamo di nuovo sul pulsante in alto e inizia la scansione, come vediamo dal progredire del cursore qua in basso. Aperto il file della scansione che abbiamo appena fatto. E questo è il risultato. Interessante vedere se il programma ha cancellato i graffi e i segni della polvere. Allora, ingrandiamo al 100% lo stesso particolare che avevamo visto per il controllo mentre facevamo la scansione. Andiamo a cercare quel particolare. Ed ecco qua il particolare che avevamo selezionato anche prima al 100%. Come possiamo vedere, non c'è traccia di graffi o di polvere. Ed ecco un confronto tra la stessa diapositiva che abbiamo visto sporca con graffi e polvere e la seconda scansione della medesima, fatta in automatismo con l'eliminazione automatica di graffi e polvere.